Oggi siamo qui per un settore che è veramente importante. In provincia di Cuneo sono oltre 4.500 le imprese del settore wedding e cerimonia, dagli abiti da sposa alle oreficerie, alle liste nozze, gli addobbi floreali, piuttosto che le location, tutto il mondo della bellezza, quindi hair stylist, tutto quello che segue una cerimonia. Dall'anno scorso i fatturati in alcuni casi sono arrivati almeno 80-90%, con una prospettiva di un 2021 ancora molto difficile. Siamo qua perché siamo stati dimenticati e vogliamo soltanto farci vedere per far capire che il nostro settore è veramente in crisi. Siamo tutti fermi ormai da febbraio dello scorso anno. L'Italia fattura un 60 miliardi per questo indotto e immaginatevi che grande danno è dal fotografo all'abito da sposa, al bomboniere, ai fiorai, qualunque persona, quante persone ci giriamo intorno? Come un milione di persone. Un milione di persone che lavorano nell'indotto del matrimonio, quindi immaginate che danno è per tutti noi. Qui siamo semplicemente per chiedere che facciano ripartire i matrimoni, che diano dei protocolli, che dicano come devono fare per i ragazzi per far ripartire i matrimoni. Abbiamo coppie che ormai stanno rimandando il matrimonio per la quarta volta, non si può più andare avanti così, poi devi dire loro come devono fare per fare il loro matrimonio. Per quanto riguarda il nostro comparto, che è quello degli atelier, chiaramente noi abbiamo i magazzini pieni, dobbiamo programmare delle collezioni nuove e giustamente i ristori ricevuti non coprono le spese. Non coprono neanche le spese. Lo scopo di oggi è quello, sì, chiedere aiuto va bene, ma è proprio quello di sensibilizzare a chi di dovere a capire che c'è un mondo enorme che ruota attorno al mondo del wedding. Quest'anno pensavamo di lavorare, invece ci troviamo nella stessa situazione dell'altro anno, perché mese per mese abbiamo le disdette o comunque rimandano i matrimoni, quindi la gestione diventa difficilissima. Poi non ci sono, diciamo, norme chiare per quello che riguarda il ricevimento. Tavoli da 4, da 6, parenti, non parenti, musica sì, musica no, rimane veramente difficile la gestione di questi servizi, è impossibile praticamente. Ci siamo anche noi con tutta la filiera, diciamo, dell'organizzazione della logistica, che siamo veramente gravemente colpiti sotto tutti gli aspetti degli eventi, quindi noleggio di tensostrutture, arredi, allestimenti, non c'è più questo tipo di lavoro, perché un po' il contingentamento già delle cerimonie con i numeri limitati e un po' comunque l'impossibilità di farli, noi purtroppo è dal marzo scorso che siamo fermi. Abbiamo cercato di ripartire cercando delle linee guida che non sono mai arrivate e quindi ci siamo trovati purtroppo anche ad adesso di nuovo nella stessa situazione, dove anche per l'anno 2021 non ci sono certezze, quindi anche ai nostri clienti, agli giovani sposi, non abbiamo la possibilità di dare delle risposte perché non sappiamo esattamente il distanziamento come deve essere, il numero numericamente appunto come si possono organizzare gli allestimenti, e questa è un pochino la difficoltà. Stessa cosa vale nel mondo delle tensostrutture, anche per tutti gli altri eventi dove siamo fermi. Tutto per le cerimonie abbiamo, perciò siamo stati più penalizzati. Io l'anno scorso ho restituito 8 caparre di bomboniere, potevo anche non farlo, però l'ho fatto. La mia mascherina rappresenta i teschi, siamo alla morte. Il wedding comprende anche la nostra categoria sempre di più e purtroppo siamo stati penalizzati anche noi, quindi tutti gli allestimenti con i palloncini, anziché le animazioni per i bambini, è tutto un settore che l'anno scorso è bloccato e tuttora lo è, quindi siamo qua proprio per farci sentire e per far capire un pochino quali sono le nostre problematiche. Le prospettive lavorative purtroppo non sappiamo quelle che saranno, perché non dipendono da noi. Noi abbiamo un sacco di lavoro da svolgere, abbiamo tantissime richieste da parte degli sposi, purtroppo non abbiamo delle risposte da parte di quello che è il governo. Noi cunesi siamo noti perché ci rimbocchiamo sempre le maniche di fronte ai problemi. Questa volta manca la possibilità di farlo. Eh sì, purtroppo sì, infatti la delusione è proprio questa. Le nostre attività, che magari sono anche in piedi da molti anni, rischiano di crollare non per colpa della nostra non professionalità, ma per colpa di un qualcosa che non ci aspettavamo e che non sappiamo assolutamente come combattere. Non basta tirarsi sulle maniche purtroppo questa volta.